Sono 10 anni dalla morte di Roberto, per un tratto breve magari, però avete fatto anche del lavoro insieme per la promozione del cinema italiano, quando lui era direttore di Rai International. In questa sua lettura della funzione del servizio pubblico e del canale rete che lui dirigeva, di testimonial e di promotore del sistema Italia, come lo chiamava lui, il sistema paese. Mi piacerebbe intanto partire da lì, dalla vostra breve esperienza comune. In Italia non esisteva un'istituzione, un organismo specifico per la promozione della propria cinematografia all'estero, cosa che in Francia c'è una potentissima organizzazione, ma questo anche in tutti gli altri paesi. Da noi era un ufficetto di Cinecittà, praticamente non si faceva. Siccome io sono stata presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, quindi mi ero dovuto occupare molto di cinema, a un certo punto mi hanno chiesto i produttori, i registi, insomma il mondo del cinema italiano mi ha chiesto di mettere su un organismo, che abbiamo messo su un organismo privato, una specie di associazione, di società, e di chiedere i finanziamenti al Ministero della Cultura, perché ovunque è finanziato dal Ministero della Cultura. La prima persona che mi è venuta in mente di chiedere aiuto è stato Roberto. Perché? Perché Rai International è stata una cosa, la prima volta che una Rai terribilmente provinciale come è stata la nostra apriva uno sguardo sul mondo e capiva che le trasmissioni della Rai non erano soltanto proprio, hai capito, il mandolino, pizza e mandolino. Quindi aveva cominciato a fare di Rai International una cosa più importante. E allora cosa meglio che non Rai International per fare, essere un braccio armato nella diffusione del cinema italiano all'estero. Noi andammo in Giappone, ci ponemmo il problema di, per esempio, di fare il mercato giapponese è un mercato molto importante perché porta una grande attenzione al cinema. L'Italia non esisteva proprio. Abbiamo cominciato a fare un accordo con il giornale, con la Saki Jibun. Beh, tu non hai idea, in pochi mesi abbiamo avuto un successo strepitoso. Soltanto con Roberto che si è cominciato ad avere una presenza radio-televisiva per il mondo, insomma, quindi è stata una cosa molto importante. Il versante principale della vita di Roberto è stato un po' anche il tuo, il giornalismo, l'informazione. Carriere lungo le quali non vi siete più tanto incontrati, credo, anzi affatto. Ci sono state tante battaglie dei giornalisti, comunque, anche se io non ero nel giro Rai, è un giro totalmente diverso, perché il mio giornalismo è stato sempre, Un giornalismo hai militante, capito, il diverso, certo. Manifesto, Nuova Generazione, era il settimanale della Federazione Giovanile Comunista che io ho diretto per anni. Sono succeduto a Sandro Curzi. Ecco, quando Sandro Curzi a un certo punto se n'è andato, che era il 57, allora sono subentrata io per parecchi anni. E quindi il mio giornalismo era quello, però si facevano molte battaglie insieme, allora il congresso. Per Roberto è stato sempre molto importante il rapporto con le generazioni più giovani che accedevano alla sua redazione. Tu che hai fatto tante tappe diverse, oltre che la carriera politica, ma anche quella giornalistica in ambienti diversi, il rapporto tra generazioni diverse, con esperienze diverse, mi viene in mente un'intervista che rilasciasti al Fatto Quotidiano alcuni anni fa, in cui dicesti questa frase, poi riportata così: i miei figli si credono di sinistra, ma non lo sono. Il passaggio generazionale nel lavoro giornalistico come nel lavoro politico. Che significato gli hai dato nella tua vita? Ma sai, il significato di quella frase relativa ai miei figli era in realtà rivolta a un passaggio generazionale che anche i ragazzi che sono di sinistra oggi che ci sono, ma l'idea che si possa cambiare il mondo, questa non c'è più. Ecco, beh, c'è un'accettazione, come dire, no? E si può migliorare, si può mettere delle toppe, tutto al più. E quindi, vabbè, è diventato più triste il mondo, no? D'accordo, e sul piano invece della professione giornalistica?
Ma la professione giornalistica, sai, che mi fa una domanda che in questo momento che non ci sono più giornali, quindi non ti pare I niente. giornali no, però canali Però tanti. ci sono tanti mezzi nuovi. Però tutto il discorso. Intanto non ci sono più giornali, quindi non è una cosa di poco conto. E tutto quello che li sostituisce non è la stessa cosa, è un'altra forma di comunicazione che ha qualche vantaggio. E delle tremende sciagure, naturalmente, perché non esiste più il rapporto, esiste soltanto la comunicazione, e la comunicazione non è necessariamente un rapporto fra te e l'altro. Nell'ultimo discorso che fece, uno dei pochissimi pronunciati davanti alla telecamera da direttore di Rai News 24, Roberto ebbe modo di insistere su due temi principalmente. Uno, che era quello di un servizio pubblico che conservasse e raccontasse storia e memoria per far sì che il pubblico non consumasse soltanto, ma cominciasse a pensare. Come l'hai declinato tu, anche nella particolare esperienza del Manifesto? Il Manifesto è stato un giornale molto particolare perché è stato, oggi è solo un giornale, ma è stato per molto tempo un'impresa politica, Un quindi movimento, qualcosa certo. di diverso, in cui quindi il momento della riflessione era, come dire, a priori, insomma. Oggi è molto di più, sono grata a chi ancora si, lo dirige e si fa un mazzo terribile per riuscire a farlo sopravvivere, perché ti puoi immaginare cosa vuol dire adesso, poi non ci sono. Gli aiuti non ci sono più, insomma, un disastro da questo punto di vista. L'altro argomento che toccò in quell'ultimo discorso, Roberto, fu una sua particolare modo di intendere la globalizzazione. Cito: un cittadino dell'Occidente, un contadino del Mekong, un paesano del Golfo Persico hanno molto in comune e noi dobbiamo raccontarlo. Bene, la visione internazionalista e internazionale, globale, del mondo sicuramente nel manifesto era presente fin dall'inizio e nella tua carriera anche di politica, nel Parlamento europeo ha avuto un peso sicuramente importante. Siamo qui per ricordare un amico, un grande giornalista, e vogliamo farlo in modo antiretorico. Tu che hai inserito l'aggettivo antiretorico in due titoli degli ultimi di due recenti libri che hai scritto, puoi aiutarci a farlo? Ma sai, la cosa di Roberto importante, non credo che sia retorica dirlo, è che è stato uno dei primi giornalisti della RAI, diciamo, contemporanea, che si occupa, che ha avuto uno sguardo sul mondo e che ha capito che era importante. Questo lo dico in particolare oggi, perché io sono molto colpita dal fatto che l'impegno politico che c'è, per esempio, anche durante il Covid, abbiamo visto tanto impegno giovanile, di solidarietà, eccetera, è molto legato a, come dire, a una dimensione territoriale, c'è quasi una riscoperta della comunità locale. E è come che il mondo in qualche modo si allontanasse, capito? E mi ha colpito una frase bellissima di questo Papa che io adoro perché lo trovo di gran lunga il politico più intelligente che ci sia in circolazione. E nella sua ultima enciclica lui ha detto una cosa, fratelli tutti, che ha detto la comunità, il territorio naturalmente è molto importante, e questo lo capisco perché rimettere i piedi per terra e non perdersi nei socials, ma riscoprire la dimensione della comunità territoriale umana è effettivamente un fatto molto importante. E però ha aggiunto a condizione di mantenere lo sguardo sull'altrove. Ecco, Roberto era quello che aveva capito che lo sguardo sull'altrove era essenziale, e che non è che stare coi piedi per terra significava chiudersi nel proprio quartiere, nel proprio paesino, Paesello, certo. ma significava stare, mettere i piedi sul proprio terreno, ma contemporaneamente mantenere, come dice Papa Francesco, lo sguardo sull'altrove. Questa è una cosa molto bella. E questo è una cosa difficile, perché di solito l'una cosa fa perdere l'altra, molto spesso nella pratica umana.